Si chiama AdottUp ed è il nuovo progetto che i giovani imprenditori di Torino hanno lanciato insieme a Piccola Industria. Un percorso che intende promuovere l'incontro e la partnership tra le PMI e le start-up con alto potenziale di sviluppo. Nasce anche AdottUp e nasce la voglia dei giovani imprenditori di partecipare a questo progetto non solo in maniera promozionale ma anche dando il proprio contributo, quindi facendo un grande database delle start-up innovative, mettendole in filiera e poi portandole, accompagnandole alla piccola e media impresa per completare il grande sforzo che sta facendo AdottUp. Il metodo migliore per crescere è proprio quello di mettere insieme start-up e PMI già esistenti sul territorio. E le PMI hanno l'opportunità di poter ottenere dell'innovazione che altrimenti avrebbero difficoltà a fare e dall'altra parte le start-up che vengono adottate possono veramente crescere. AdottUp consiste di fatto nella condivisione di obiettivi di crescita e di reciproci vantaggi strategici e di visibilità. AdottUp è un progetto che mette a sistema la tradizione e il potenziale delle PMI, che sono la maggior parte delle imprese italiane, con tutto il fermento delle start-up, specialmente qui a Torino, quindi siamo molto contenti che ci sia questa tappa della presentazione del progetto di AdottUp. Un termine che secondo me sintetizza l'importanza di questo progetto e la possibilità di far lavorare assieme due realtà diverse, come un imprenditore, un'impresa già affermata e consolidata e una start-up. Secondo me il termine giusto è contaminazione. Cosa intendo con contaminazione? La possibilità proprio di scambiare reciprocamente quelle che sono delle attitudini fondamentali, importanti, che da un lato portano i giovani, quindi anche quel pizzico di follia, l'innovazione, la freschezza, la creatività. Dall'altro c'è la forza dell'impresa, che vuol dire la capacità di sostenere un progetto, l'esperienza, le radici del territorio, l'intraprendenza di chi è imprenditore da anni e quindi in qualche modo ha saputo e sa cosa vuol dire la fatica ogni giorno per creare sempre più opportunità di lavoro. A supportare il progetto ci sarà anche Intesa San Paolo, che fornirà servizi finanziari. In questo caso stiamo parlando di adozione delle start-up, quindi di attività formative, di attività di tutoring, di attività che aiutino ad accompagnare le imprese verso un percorso di sviluppo che è fatto di altre componenti oltre ai finanziamenti. Alla presentazione del progetto erano presenti diverse start-up che hanno intrapreso il percorso dell'adozione. È importante innovare da un punto di vista qualitativo oltre che quantitativo, perché l'innovazione porta qualità ai prodotti. Quindi una ventata di innovazione non può che far bene al mercato, perché porta qualità, e nel nostro caso che produciamo, diciamo, prodotti per l'alimentazione ma soprattutto integratori alimentari, vuol dire anche sicurezza. Secondo me, sulla base della nostra esperienza, uno dei problemi delle start-up è che spesso ci sono le competenze scientifiche, tecnologiche, le idee, l'innovazione, però in un ambiente che non sempre ha competenze tipo manageriale. E quindi magari si conosce, si intuisce il potenziale della nuova idea, la si sviluppa, si porta avanti e poi c'è la difficoltà di portarla sul mercato. La startup ha quindi la possibilità di proporre, di essere promotrice di un'idea, di un'iniziativa, di una visione particolare e usufruire delle potenzialità, delle capacità dell'azienda per portare a buon frutto queste idee, questa innovazione che ha in testa. Ho inventato, perché è un brevetto depositato, già approvato dall'EPO, il sapone della terza generazione. Cioè, dopo i saponi, quelli solidi, quelli liquidi, adesso c'è il sapone di carta. È un rotolino come quello di un POS, pesa un etto e in quel letto ci sono 900 dosi che equivalgono a 6 barattoli e 2 etti e mezzo di sapone liquido, perciò 1,5 kg, perciò sono 8 volte meno di trasporti, di peso e di tutto quanto. Una giornata poi che è proseguita al campus Einaudi di Torino con il classico appuntamento delle officine Gruppo Giovani Imprenditori, in cui si è affrontato il tema dell'innovazione. Il tema sarà l'innovazione stessa, perché per noi è un tema fondamentale per poter crescere. Bisogna investire, bisogna innovare per poter crescere. Sì, noi facciamo innovazione da 85 anni, la famosa tradizione del nuovo, però dobbiamo rimetterci in discussione continuamente. Io sono qui non solo come testimone, ma anche come imprenditore, perché secondo me dobbiamo cambiare, dobbiamo migliorare, dobbiamo diventare più aperti, più curiosi verso i giovani, verso l'innovazione che ci possono portare. In Italia in media si fa ancora poca innovazione. L'innovazione è la risposta migliore che in tempi di crisi le aziende possono dare al mercato.
innovare sia sui prodotti che sui processi è fondamentale, sempre per le aziende, in tempi di crisi lo è ancora di più. Allora, l'innovazione conta tantissimo, perché in un mondo di adesso, se non parlare di innovazione vuol dire rimanere in un mondo vecchio. Per me l'innovazione conta tantissimo perché cercando di vendere un prodotto che per sua natura è un prodotto old style, l'innovazione del modo di vendere il mio prodotto, quindi rinnovare la sartoria italiana, è abbastanza impegnativo dal nostro punto di vista, quindi direi che è fondamentale. Non si può neanche più pensare a un'impresa nel nostro contesto che non sia in qualche modo un'impresa che quotidianamente fa innovazione. Quelle che non lo fanno non ci sono già più.